Ciao a tutti! Allora, oggi scopriamo questi stampini che ho fatto con la gomma siliconica della Lazy Lover. Allora, quelli gialli sono il profumo di ananas e quelli rosa non hanno nessun profumo. Praticamente ho fatto anche quelli rosa perché ho fatto questo stampo ma mi mancava talmente poco, ho dovuto fare altra gomma. E allora non avevo più quella gialla, ho preso quella rosa. Così. E dato che ho in mano questo stampo, cominciamo subito da questo stampo qua. Che mi sei un po' zozzato. Allora, ho fatto il joystick, eccolo qui, bello, molto lucido anche, ottimo. Poi il cavallino, vediamo un po', ecco qui il cavallino, questo purtroppo è opaco. Baby, baby, ma sta mettendo a fuoco o no? Non ho ancora mica capito, eh. Bah, non lo sa neanche lui. Poi ho fatto boh, questo paninetto. Molto molto carino. Ah, è bellissimo. E c'è una bollicina. O forse un buco grosso. Non lo so. E poi questa macchina fotografica. Che è un ciondolino, infatti non esce. Aia, che male. Allora, vi faccio vedere la macchina fotografica. Eccola qui. Davvero piccolina. E questo è lo stampo che sembra venuto davvero molto bene. Questo coso qua, cioè, potevo anche toglierlo, no? Non lo so. Vabbè. Comunque, questo stampo qua è uscito molto bene, a parte per qualche pelucchio interno, perché avevo già fatto lo stampo con dentro lo scotch. Solo che poi non l'ho fatto subito, e quindi tutti i pelucchi sono andati dentro nel tempo. Vabbè, vabbè, l'importante è che sia uscito bene. Poi vediamo un po' questo qua grosso, che abbiamo un cameo. Eccolo qui. Bello. È uscito molto bene. Poi è gigante. Un attimo sistemarlo da qualche parte, però è uscito molto bene. Bello. Vedrò di provarli. E poi ci stava questo cuoricino con le ali, che è super profondo anche, guardate. E vediamo un po' come è uscito. Bello. È uscito molto bene. Ottimo, sono molto soddisfatta di questi stampi per ora. Per ora e per ora. Poi, questo quando ho tolto lo scotch era già praticamente uscito. Questo qua, Ouija. Ed è molto bello. È uscito molto bene. Sì, c'è qualche bollicina su alcune lettere, però è veramente minima la cosa. E poi il gatto sulla luna. Eccolo qui. Qualcosa. Ok, siamo usciti molto. Oh, per ora sono usciti davvero molto bene. Ottimo. Poi vediamo cosa abbiamo qui. Allora, abbiamo questo cameo a forma di cuore con la freccia. Eccolo qui. Bello. Ma è uscito molto bene. Sono molto soddisfatta. Veramente contenta. Per ora sono molto soddisfatta. Poi qua ci stava qualcosina. Allora, ma cosa c'è lì dentro? Ma che paura. Se sentite i rumori, indovinate chi sono. Poi il cuoricino e la fogliolina. Bellissimo, questo stampo è molto bello. Qua c'è un pelo perfino. Vabbè, non è molto bella l'estetica, ma è molto bello il fatto che per ora gli stampi sono bellissimi. Poi ho fatto questo qua, super mega iperalto, perché c'è questa conchigliona che non si stacca. Ecco qui la conchiglia. Allora, sono uscite due bollicine qui, però col fatto che è molto texturizzato penso proprio che non si noti neanche. Poi ci stava questo macaron a metà, se esce forse. Questo qui, bello! Perché comunque ho usato questo qua alto, dato che comunque la conchiglia è davvero alta. E poi boh, questo, così, alla cavolo. Se esce, forse. Ah! Semplicemente da un cerchio, non so cosa me ne farò, però mi andava di farlo. E anche questo stampo qua, soddisfatissima. Poi abbiamo questo qua piccolino, composto da questi due cabochoni a resina. Qua abbiamo il tirapugni con i cuoricini. Che carino, vediamo un po'. Bellissimo anche questo. Wow, che soddisfazione. E poi c'è il gattino. Vediamo il gattino. È un po' opaco.
Crescito molto molto. Oh, ma che ragazzi, sono super esaltatissima. E ne mancano ancora due, ma sono super esaltatissima. Allora, vediamo questo che è esatto, la scritta kawaii si è tolta. Eccola qua. La parte questa qua della A, questa è uscita. Questa è mia tante, però non fa niente. Non fa niente, tanto. Poi vedrò come esce. Qua c'è la fogliolina, questa invece è rimasta dentro. Eccola qui. Allora, è uscita una bollicina qui. Però bella, mi piace molto. Wow. Sono uscita qualche micro bollicina, ma perché è molto dettagliata, però sì, lo stampo fa abbastanza pietà, però l'importante è che poi si veda bene, cioè escono bene le creazioni. Poi ultimo stampo, ta-ta-ta-ta-ta-ta, eccolo qui. Abbiamo un pelo sullo stampo. Sì, poi comunque la gomma siliconica attrae di tutto. Ho fatto questo così. Non so se è una lucertola o se è un geco. Non so che cavolo è. Però mi piaceva. Bello. Mi piace. Poi comunque, essendo il cavolo è metallo. Super. Poi la chitarra. Bella. E poi ci stavano due piruli proprio qua. Tipo il cuoricino. Ho buttato il cuoricino. E una briochina, cioè niente di che, era solamente per tappare un po' i buchi. E niente, quindi gli stampi sono finiti. Io sono davvero super soddisfatta di questi stampi che ho fatto, davvero tantissimo. Sono anche, no, però non sono molto soddisfatta del fatto che non metta fuoco. Che strano, allora farò così. E niente, quindi voi fatemi sapere cosa ne pensate di questi stampi. Io non vedo l'ora di provarli. Vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.